Presso l'Abbazia di Santo Spirito a Morrone si è svolto il convegno La giostra cavalleresca d'Europa come strumento di pace, organizzato dalla Fondazione Carispac nell'ambito del progetto Le capitali celestiniane della pace verso il Giubileo. Il perdono legato alla figura di Celestino V è l'antidoto alla violenza e alla guerra, lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, collegandosi da remoto con il convegno. Questo della guerra purtroppo è un tema attualissimo. Sì, questo della guerra è un tema attualissimo, ma noi non dobbiamo farci spaventare dal riemergere continuo della guerra ogni giorno. C'è un fatto di sangue, ma noi lo stesso non dobbiamo farci spaventare, noi dobbiamo agire senza considerazioni sciocche, superficiali, sul fatto che basterebbe che venissero disarmati i contendenti ed ecco ci sarebbe la pace, ma cercando delle paci vere, e le paci vere si trovano trovando degli equilibri. Fare il punto sul programma lanciato 2 anni fa sul Mona, che ha trasformato la giostra cavalleresca d'Europa in giostra della pace. Questo è l'obiettivo dell'incontro, ponendo al centro la figura di Celestino V come quella più idonea ad ispirare questo messaggio. Per Celestino V il perdono è infatti anticamera di pace, di giustizia e di misericordia. In effetti 3 anni fa, quando scoppiata la guerra in Ucraina, capimmo, ed io in testa a tutti quanti gli altri, che questa giostra europea, che nel tempo si è consolidata all'interno di Sulmona, europea, ma europea perché collegata all'Europa, perché interfacciata con 20 nazioni europee, e quindi la possibilità di fare un progetto che possa essere riconosciuto dall'Europa. E quale momento migliore, quale tema migliore, se non collegare Celestino V, che è stato il Papa della pace, alla pace. E quindi un percorso importantissimo che attraverso Celestino V si ricollegherà anche a Papa Ratzinger, che è venuto alla città di Sulmona, e ci ricordiamo che anche lì la fondazione ha avuto l'intuito di erigere una statua all'interno della città di Sulmona, prima della cattedrale, una statua a Papa Ratzinger, in quanto Papa Ratzinger ha avuto un intuito simile a quello di Celestino V. Beh, è una provocazione, perché una singolar tensione che diventa strumento di pace è sicuramente una utopia, e d'altra parte siamo in sintonia con le utopie di Celestino V. Quindi cerchiamo di fare di uno strumento di guerra, quale può essere appunto la giostra cavalleresca, una singolar tensione, cerchiamo di farne uno strumento di pace attraverso questo progetto che si intitola Le capitali celestiniane della pace verso il Giubileo, perché sta arrivando il Giubileo nel 2025, e quindi innanzitutto qui nella tappa sulmonese, dove Celestino ha vissuto per 60 anni, dove c'è la casa madre, questa meravigliosa abbazia. Quindi questa idea sta piacendo, soprattutto perché viene strumentalizzata in questi drammatici giorni di guerra il tema della pace, che è il tema centrale del tema della questione celestiniana. Il perdono è l'anticamera della pace, ce l'ha insegnato Celestino, e noi su questo dobbiamo portare avanti questo discorso.